Allora, ieri abbiamo dimostrato la formula di Pareto. In particolare, oggi cominciamo a sviluppare alcune formule di Pareto, in particolare quelle di punto iniziale nullo che si chiamano formule di McLaurin. Allora, cominciamo con qualche esercizio semplice. Allora, supponiamo di avere un polinomio P di X. Prendo un polinomio di grado basso, per esempio 1 più 2x meno, questo è un polinomio di grado 3. Allora, per prima cosa verifichiamo che il polinomio coincide con la sua formula di Taylor di McLaurin di grado 3. Perché? Allora, P di 0, allora cominciamo a fare derivati. Il primo di x uguale 2 meno 3 x quadro. Il secondo di x uguale meno 6 x. Il terzo di x uguale meno 6. P quadro di x uguale 0. Dappertutto questo. Allora, noi, se adesso io devo andare a scrivere un polinomio nel punto x, cosa mi dice? Ragazzi, su, non è che ci vuole tanto. Cosa mi dice la formula di Taylor di punto iniziale nullo? Mi dice che questo qui deve essere uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata hchesima di p nel punto 0 fratto h fattoriale per x alla h più la derivata quarta di p calcolata in punto xi per x fratto 4 fattoriale. Qua l'abbiamo scritta con il resto di Lagrange. Allora, punto numero, diciamo, prima osservazione, questo pezzo si annulla perché la derivata quarta, siccome è nulla dappertutto, questo pezzo qua fa 0. Quindi in realtà otteniamo subito che il polinomio deve essere uguale alla somma della sua forma di McLaurin di grado 3. Ora però, chi è P di 0? P di 0 fa 1, P' di 0 fa 2, P' di 0 fa 0 e P' di 0 fa meno 6. Quando quindi andiamo a scrivere questa formula, P di X cosa viene? Viene P di 0 più P di 1 più P' di 0, scusate, per x più P' di 0 mezzo per x quadro più P' di 0 sesti per x cubo. Ma quando andiamo a sostituire, P0 fa 1 più 2x, P' di 0 fa 0, questo pezzo non c'è, poi abbiamo meno 6 sesti x cubo. Semplificate e ritrovate il polinomio di partenza. Quindi per familiarizzare con la formula di McLaurin o di Taylor, che sarebbe quella di Taylor di punto iniziale nullo, ricordatevi che deve funzionare su tutti i polinomi e ricordatevi che sui polinomi, quando andiamo a scrivere il resto diciamo di ordine superiore al grado del polinomio, questo resto deve essere nullo, che la derivata di ordine superiore al grado del polinomio è 0 dappertutto. Siccome con la formula con il resto di Lagrange ci dice che questa vale con la derivata calcolata da qualche parte, ovunque la derivata è nulla, questo pezzo sparisce. Vabbè, qua diciamo uno sembra che stia dicendo una tautologia, cioè il polinomio è questo perché è questo. In realtà questa tautologia può servire a ricordarsi la formula di Taylor, perché se uno ha dei dubbi su come è strutturata, prova qua a vedere se ricostruisce il polinomio, se non lo ricostruisce vuol dire che non andava bene. A volte, in genere, uno magari se la ricorda però sbaglia a scrivere qualcosa, quando va a fare la prova vede dove sbaglia e corregge. È chiaro fino a qui? Mi sembra lineare come cosa, ma
Andiamo a fare un'altra applicazione della formula di Taylor. Proviamo a riscrivere la formula di Taylor di questo polinomio di punto iniziale 1. Allora, le derivate sono sempre le stesse di prima. Il primo di x era 2 meno 3x quadro, il secondo di x era meno 6x, il terzo di x era meno 6 e la derivata quarta e tutte le successive sono nulle. Ok? Meno 6. Ok. Adesso, invece di svilupparlo nel punto 0, andiamo a svilupparlo nel punto 3. Voglio applicare la formula di Taylor di punto iniziale 3. Cosa mi dice? Che P di x deve essere uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata hchesima di P calcolata nel punto 3, stavolta perché il punto iniziale è 3, fratto h fattoriale per x meno 3 alla h più il resto, ma il resto è una derivata quarta, dovunque la si calcoli farà 0 e quindi per la stessa osservazione di prima il resto non c'è. È chiaro? Adesso andiamo a sostituire. Allora, per fare la sostituzione devo calcolarmi le derivate nel punto 3. Allora, P di 3 fa 1 più 2 per 3 fa 6, 6 più 1 fa 7, meno 27 fa meno 20. P' di 3 fa 2 meno 27 fa meno 25. P secondo di 3 fa meno 18. Il terzo di 3 fa meno 6 e poi basta perché gli altri. E poi basta perché fino a 3 mi serve la formula, già l'avevamo visto, non c'era nessuno. Quindi cosa devo scrivere? Derivata zeresima vuol dire P di 3, 0 fattoriale, questo alla 0 fa meno, quindi P di 3 fa meno 20, poi meno 25 per x meno 3, meno 18 per x meno 3, 18 mezzi per x meno 3 al quadrato, perché devo fare la derivata seconda calcolata in 3 fratto 2 fattoriale, quindi mezzi per x meno 3 al quadrato, meno 6 sesti per x meno 3 al cubo. Allora, semplificando, supponiamo che io voglia fare la sostituzione adesso x meno 3 uguale t. Allora, questo polinomio diventa meno 20, il meno lo metto davanti a tutto perché tanto sono tutti con meno, meno 20 più 25t più 9 di 4 più. Allora, x meno 3 uguale a t equivale a fare la sostituzione x uguale t più 3. Allora, immaginate di avere questo polinomio, lo riscrivo qua, p di x era uguale a 1 più 2x meno x cubo, e di fare la sostituzione x uguale t più 3. Andate? Cioè, supponete che dobbiate, supponete di dover fare questo esercizio qua. Allora io che cosa ottengo? Che il mio polinomio diventa p di t più 3 diventa 1 più 2 volte per t 3 meno t più 3 al cubo uguale 1 più 2t più 2t più 6 meno t cubo più 27 t quadro più 9
9t² più 27t più 27. Adesso fate la somma e vi viene 1 più 6 meno 27 fa meno 20, 2 meno 27 fa meno 25t, meno 9t² meno t. Ho usato per sviluppare il cubo, ho usato il cubo del binomio, e quindi otteniamo lo stesso risultato. Ora dice, quale dei due risultati è più veloce? Dipende se ve la cavate bene con l'algebra o no. Però in ogni caso farlo in questo modo è un utile controllo del risultato fatto in questo modo e viceversa. Quindi come applicazione la formula di Taylor mi può servire a fare una sostituzione per traslazione dei polinomi. Quindi se io devo fare una sostituzione del tipo x uguale t più una costante, allora faccio t uguale x meno quella costante, sviluppo di punto iniziale quella costante, per esempio in questo caso è la 3, e a quel punto mi riscrivo la mia formula di Taylor nel punto 3 e poi la sostituzione diventa immediata. Oppure posso fare la sostituzione direttamente nel polinomio senza usare nessuna formula di Taylor, però mi devo fare tutti i binomi di Newton. Immaginate che se per esempio il polinomio, questo qua era di grado 10, quando arrivavo a dover fare la potenza decima, insomma era piuttosto oneroso, invece lì era più facile perché in ogni caso era un diverso, non è che fosse più facile, poi alla fine i conti sono sostanzialmente gli stessi, però un diverso modo di organizzare i conti. È chiaro questo? Prima applicazione, ricordatevi, le formule di Taylor devono venire per tutte le funzioni sotto le ipotesi e quindi sicuramente valgono per tutti. Anzi, per i polinomi, quando arriviamo a una formula di Taylor di qualunque punto iniziale fino al grado del polinomio, il resto dopo è sicuramente 0, perché tutte le derivate di ordine superiore al grado del polinomio sono sicuramente nulle. Chiaro? Allora, questa è la prima applicazione. Ovviamente una volta che avete visto un'applicazione del genere non è che vi state, fate questa qua e basta, e poi a casa ne prendete e lo fate un altro paio di volte da soli, se no non c'è il senso, non è che ne posso fare chissà quante. Ok, adesso andiamo a vedere, iniziamo in maniera, diciamo così, soft. Ricaviamo le formule di Maclaurin per un po' di funzioni, almeno per funzioni di cui conosciamo molto bene come si fanno le derivate. Cominciamo con l'esponenziale e poi facciamo seno, coseno, seno iperbolico. Queste sono le più facili. Allora, cominciamo con p di x uguale e alla x. Scusate, f di x uguale a x. Non è un polinomio. Allora, la derivata achesima di f nel punto x fa sempre alla x. La derivata achesima di f nel punto 0 fa sempre e alla 0, cioè fa sempre 1. Allora, cosa mi dice per esempio la formula di Taylor di Maclaurin di questa funzione fino all'ordine 3? Allora, abbiamo e alla x uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata achesima della f calcolata in 0 fratto h fattoriale e x alla h più la derivata quarta di f calcolata in c per x alla quarta fratto 4 fattoriale
quindi sarebbe a dire 1 più x quadro mezzi più x cubo sesti più e alla xi per x alla quarta 24esima, dove xi è un punto minore di x in valore assoluto. Ok? Allora, ci sono dei casi in cui questa formula mi è utile per approssimare molto bene il valore di e alla x. Per esempio, supponiamo che x sia un quarto. Oh. Qua ovviamente se avessi voluto usare il resto in forma di peano avrei dovuto scrivere o piccolo di x al quarto. Avrei dovuto scrivere semplicemente che l'infinitesimo che rimaneva per x che tende a 0, perché qua il punto iniziale abbiamo preso 0, forma di McLaurin, è un infinitesimo di ordine superiore al terzo e infatti di ordine 4. Allora, supponiamo il caso particolare x uguale a un quarto e alla un quarto è uguale a 1 più un quarto più un 32esimo più un quarto al cubo fa un 64esimo per 6 fa 384 più il resto più o meno e alla xi sarà compreso tra e alla 0 che fa 1 e alla 1 quarto che fa e alla 1 quarto, ma e alla 1 quarto sicuramente è minore di 2. Perché è minore di 2? Perché anzi minore di radice di 2, per esempio, perché in realtà è ancora più piccolo, adesso lo stiamo per calcolare. Però, perché posso dire che è minore di radice di 2? Vi ricordo che noi abbiamo già dimostrato che E è compreso tra 2 e 3. Allora, se io faccio questo alla quarta potenza, qua mi viene 4. E quindi sicuramente, qua ci potrei mettere radice quarta di 3. Però, questa disuguaglianza è sicuramente vera. Quindi qua c'è un resto, R è sicuramente maggiore di 1 fratto 24 per 4 alla 4 per 256 ed è minore, supponiamo che x sia positivo, x è positivo, è un 4 ed è minore di radical 2 fratto 24 per 256. Allora, se io prendessi per esempio 1.2 fratto questa 24 per 256, 24 per 256 è circa 6.000, 1.2 fratto R è circa 1 su 5.000, uguale circa 2 per 10 alla meno 4. E di quando sbaglio? Qui è 1 fratto 6.000, qua è 1.4 fratto 6.000, sempre circa. Posso sbagliare di 0.2 fratto 5.000, cioè l'errore, se uso questo come correzione,
l'errore scenderà a 1 su 25.000, più o meno. Quindi scenderà sulla quinta cifra decimale. Ok? A questo punto uno può semplicemente, mettiamo che uno avesse solo la calcolatrice come c'era una volta, senza esponenziale, senza conto, si fa questo conto, ci aggiunge un 5.000 e sa che probabilmente 4 cifre decimali di questo sono esatte. Se poi vuole calcolare 3 cifre decimali di E, prende questo, lo fa alla quarta, probabilmente 3 cifre decimali di E saranno esatte. Chiaro? Questo è un modo di approssimare le funzioni. Dice, se volevo calcolare E, non potevo applicare direttamente quella formula di Taylor a 1? Sì, lo posso fare a 1, però i termini da calcolare per avere un certo numero di cifre decimali saranno molti, molti di più. Per quale motivo? Se ci mettete 1 qua, vedete che le potenze non scendono. Avete che il termine scende soltanto perché il denominatore n fattoriale sale. Ma le potenze, invece, se volete calcolare una di queste funzioni in un punto un po' più vicino a 1, effettivamente si riesce a fare bene. Allora, diciamo che qual è il piano? Per esempio, se io volessi calcolare E, allora qui potrei andare avanti con un altro paio di termini. Se andassi avanti con un altro paio di termini, sicuramente arriverei a parecchie cifre decimali, perché se metto altri due termini qua avrò x alla 6 su 720, un quarto alla 6 comincia a essere 1 su 2 alla 12 che comincia a fare 1 su 4000, 4000 per 720 sono 2008, quindi siamo arrivati alla settima decimale. Poi il fatto di fare la quarta potenza dalla settima decimale farà capire, scende dalla sesta decimale. Quindi, però è chiaro che se voglio molte cifre decimali, questi conti ne devo fare un po'. Non è che posso cavarmela troppo a buon mercato. Però se volessi solo tre cifre decimali di E, probabilmente già prendendo questo numero e levandolo da qua, ce la faccio. Chiaro? Ok. Adesso, però in genere non abbiamo risposto al discorso qual è la formula di McLaren di questa funzione. In generale, e alla x, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come somma per h che va da 0 a n la derivata hchesima della f è sempre alla x, valutata in 0 fa sempre 1, quindi qua mi viene x alla h su h fattoriale più o piccolo di x alla n. Questo discorso vale per ogni n. Se qua invece questo tipo di formula vale per ogni n appartenente a n, n l'avete fissato come numero naturale. Potete anche scrivere, se preferite, però noi scriveremo quasi sempre il resto in forma di Peano. Il resto in forma di Lagrange ci serve quando dobbiamo andare materialmente a calcolare e approssimare la funzione. Se no, la formula in genere si scrive con il resto in forma di Lagrange. Se lo voglio scrivere con il resto in forma di Lagrange, devo scrivere così: somma per h che va da 0 a n, x alla h fratto h fattoriale, più qua ci devo mettere e alla xi per x alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale, dove xi. Questo perché in questo caso il resto di Lagrange si calcola ed è E alla xi. L'unica cosa che non sappiamo dove sta xi, sta tra 0 e x o tra x e 0. Chiaro? Quindi questa è la prima formula di McLaren che ci possiamo mettere da parte. Se la volete scrivere per esteso, questa forma di McLaren come si può scrivere? 1 più x quadro mezzi più puntini puntini più x alla n su n fattoriale più o meno.
Chiaro? Vi dovete abituare ormai alla notazione, no? Posso scrivere in forma compatta come sommatorio, posso scrivere per esteso, alla fine sempre la stessa cosa. Chiaro? Bene. Andiamo a fare la stessa cosa per la funzione seno. Ora, con la funzione seno vedremo che la formula di Taylor è una base molto, la forma di McLaurin più precisamente, è la base molto efficace per calcolare i valori della funzione seno. Non solo lei, ma unita al fatto che conosciamo la periodicità della funzione seno. Allora, cominciamo a scrivere che f di x è uguale a seno. Allora, noi sappiamo che la derivata prima di f è coseno, la derivata seconda di f è meno seno, la derivata terza di f è meno coseno e la derivata quarta di f è di nuovo seno. D'ora in poi è inutile ripetere le derivate perché saranno sempre ciclicamente queste qui. Per esempio la derivata 257 di seno farà così, perché 256 è divisibile per 4, quindi ogni volta che il numero è divisibile per 4 la derivata di seno fa seno, e poi l'ultima derivata 257 da seno fa seno. Quindi dipende, se voglio calcolare la derivata di un certo ordine dipende soltanto quest'ordine che resto mi dà quando lo vado a dividere. Se mi dà resto 0 la derivata farà seno, se mi dà resto 1 la derivata farà coseno, se mi dà resto 2 la derivata farà meno seno, se mi dà resto 3 la derivata farà meno coseno. Okay. Quindi cosa posso dire io qui? Posso dire per esempio che seno di x a chi è uguale? Ora, tutte queste derivate, se la formula è di McLaurin, devono essere calcolate in 0. Allora, in 0 le derivate di ordine pari sono seno meno seno, quindi fanno tutte 0, mentre le derivate di ordine dispari, coseno di 0 farà 1, coseno di meno coseno di 0 farà meno 1. Quindi, cosa mi succede? Che qui avrò, vabbè, seno di 0 che fa 0, poi avrò la derivata prima calcolata in 0 che fa 1 per x, poi avrò termine di ordine 2 che farà 0, poi avrò meno x cubo sesti, perché avrò la derivata di ordine 3 che fa meno 1 per x cubo fratto 3 fattoriale. La successiva sarà la derivata di ordine 5 che fa più 1 per x alla 5 su 5 fattoriale, la successiva sarà meno x alla 7 7 fattoriale, la successiva sarà più x alla 9 su 9 fattoriale meno x alla 11 11 fattoriale, così via. Allora, se ci vogliamo fermare qua e vogliamo scrivere il resto in forma di piano, cosa possiamo scrivere? Più o piccolo? Di x alla 12. Posso anche scrivere un piccolo di x alla 11, è corretto ugualmente. Però, se tengo conto del fatto che la derivata del dodicesimo in 0 farà 0, posso scrivere direttamente più o piccolo di x alla 12. Oh, se invece voglio scrivere il resto in forma di Lagrange, qua dovrò scrivere la derivata tredicesima di seno è coseno, quindi dovrò scrivere coseno di xi per x alla 13. 13 fattoriale, questo è il mio resto R.
Allora, supponiamo di voler costruire le tavole della funzione seno. Allora, x però sulle tavole della funzione seno, voi non avete mai usato le tavole, probabilmente non lo sapete, x veniva riportato soltanto per i valori tra 0 e pi greco 4, tra 0 e 45 gradi. Perché? Le tavole davano i valori della funzione seno e coseno tra 0 e 45 gradi. Perché? Perché se l'angolo era maggiore di 45 gradi, io tramite le relazioni che ci sono sugli archi associati potevo ricondurmi a un seno e un coseno compreso tra 0 e 90. Poi quando arrivavo tra 0 e 90 gradi, per esempio dovevo calcolare coseno di 60, coseno di 60 sapete che è uguale a seno di 30 gradi. Quindi se il radiante x è compreso tra pi greco quarti e pi greco mezzi, seno di x è uguale a coseno di pi greco mezzi meno x, e viceversa. Coseno di x è uguale a seno di pi greco mezzi. Quindi, una volta costruite le funzioni seno e coseno tra 0 e pi greco quarti, tutto il resto si può ricavare tramite le formule sui seni e coseni degli angoli notevoli, insomma, gli angoli complementari oppure degli archi associati. Ok, allora, perché scrivo tra 0 e pi greco 4? Perché voglio stimare il resto. Allora, il resto, in valore assoluto, diciamo, a che cosa, anzi, in questo caso noi sappiamo che il resto è positivo. Vabbè, mettiamo in valore assoluto che è meglio. È minore o uguale del valore assoluto di questo, ma questo qua è un coseno. Il coseno dappertutto sappiamo che è minore o uguale di 1. Quindi è minore o uguale di x alla 13 in valore assoluto fratto 13 fattoriale. Se x è uguale a pi greco quarti, viene pi greco quarti alla 13 su 13 fattoriale. Allora, 13 fattoriale quanto fa? Allora, 8 fattoriale fa 40.320, 10 fattoriale fa 3.600.000, 11 fattoriale fa circa 40 milioni, 12 fattoriale farà 480 milioni, 13 fattoriale farà più di 6 miliardi. Quindi stiamo parlando 1 su 6 miliardi, stiamo parlando della decima cifra di giocatore. Non solo, ma questo valore qua anche esso è minore di 1, perché pi greco quarti è minore di 0,8, 0,8 al cubo è circa un mezzo alla più di 4, perché 13 diviso 3 fa più di 4, questo qua sarà pure lui circa un ventesimo di un 6 miliardesimo, stiamo parlando di 1, meno di 1 su 100 miliardi, quindi questo resto sicuramente, se avete una calcolatrice normale che porta 8 cifre decimali, cioè 9 cifre di cui 8 dopo la vita, sicuramente non mi va, molto probabilmente, perché c'è sempre il caso dei riporti, però molto probabilmente non mi va a cambiare il valore, cioè diventa insignificante, sulla calcolatrice non lo vedete. Naturalmente questo non significa aver calcolato, per esempio supponiamo che io voglia calcolare seno di 1 e devo fare 1 1 è più grande di pi greco 4, quindi di voler fare seno di un mezzo, allora devo fare un mezzo meno tutta questa roba qua sostituendo x uguale un mezzo. Il problema qual è? È che questo conto richiede un po' di tempo, no? Questo tempo era giustificato una volta, se si faceva una volta per tutte, si metteva nelle tavole il valore con un certo numero di cifre decimali del seno e poi quando serviva si andava a cercare nelle tavole. Ovviamente adesso non c'è più senso di farlo in questo modo, perché la calcolatrice questi pochi conti ve li fa nel tempo che voi schiacciate il tasto, quindi la calcolatrice ha un programmino al suo interno che vi riesce a fare questi conti in tempo reale e vi risponde qualunque sia l'argomento che mettiate al posto di x. Vi fa prima la riduzione tramite gli archi associati, poi una volta che si è ridotta al calcolo di un seno e di un coseno tra con l'angolo espresso in radianti tra 0 e pi greco 4, a quel punto per esempio
fa questo piccolo sviluppo in formula di McLaren, calcola i valori, fa il calcolo e ti risponde. Come vedete non è un calcolo oneroso per una calcolatrice da fare, un calcolo molto molto leggero. Chiaro? Ok. Allora andiamo quindi a scrivere la nostra formula di McLaren. Qua c'è più un problema di scriverla in maniera formale. Allora, come posso scrivere in maniera formale? Seno di x uguale. Allora io dico che è la somma per h che va da 0 a n di meno 1 alla h per x alla 2h più 1 fratto 2h più 1 fattoriale più o piccolo di x alla 2n. Allora fate attenzione, in questo caso per esempio n uguale 5. Allora cominciamo a vedere, il primo termine chi è? Meno 1, mettiamo h uguale a 0, meno 1 a 0 fa 1, x alla 2h più 1 fa x, perché 2h fa 0, 2h più 1 fa 1, 2h più 1 fattoriale fa 1, e qua il primo termine viene x. Poi il secondo termine fa h uguale 1, quindi viene meno 1 alla 1, quindi stavolta viene meno 1, x 2h più 1 fa 3, quindi qua viene x cubo, e 3 fattoriale fa 6, quindi il secondo termine viene meno x cubo 6 più x alla 5 5 fattoriale meno x alla 7 7 fattoriale più eccetera eccetera, più l'ultimo termine chi è? È meno 1 alla n x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale più o piccolo x alla 2n più 2. Questo perché? Perché il termine successivo è di ordine 2n più 3, n appartamente. Allora se ci fate caso, se ci fate caso qui n stavolta non è l'ordine di derivazione massima, abbiamo voluto compendiare nella nostra formula solo i termini diversi da 0, e allora n, l'ordine di derivazione h deve descrivere soltanto gli ordini di derivazione dispari, perché solo nei casi dispari le derivate calcolate in 0 sono diverse da 0, e quindi avremo le potenze di h solo dispari, ma le potenze di h solo dispari si esprimono come x alla 2h più 1, con h che parte però da 0, perché se h parte da 0 2h più 1 parte da 1, che è il primo intero. E a quel punto mettiamo un segno alterno, meno 1 alla h, che rende conto del fatto che ogni due derivate, la derivata del seno cambia segno, e poi ci dobbiamo mettere il resto della forma di McLaren, cioè se la derivata è h più unesima, quindi è meno 1 alla h, sotto ci devo mettere 2h più 1 fattoriale, e quindi qua mi viene questa forma. Qui sto dicendo che siccome questa formula arriva all'ultimo, all'ordine infinitesimo 2n più 1, quello che mi avanzerà sarà, scrivendo il resto in forma di Peano, un infinitesimo di ordine x alla 2n più 2. Chiaro? Ok. Quindi questa è la formula del seno. Ok. Prima di fare la pausa facciamo quella del coseno. Dice, ma quella del coseno, dice, ci abbiamo messo 20 minuti a fare quella del seno, poi ci mancano 5 minuti alla pausa, come fai a fare quella del coseno? Quella del coseno è molto facile da fare, perché è questa qui, somma per h che va da 0 a n di meno 1 alla h x alla 2h fratto 2h
fattoriale più o piccolo di x alla 2n più x. Scritta per esteso sarebbe 1 meno x quadro mezzi più x alla 4 su 4 fattoriale più eccetera eccetera più meno 1 alla n x alla 2n su 2n fattoriale più o piccolo x alla 2n più 1. Allora, perché è così? Dobbiamo giustificarlo in 4 minuti. Allora, se questa se la funzione f diventa coseno, questa sarà la derivata prima, questa sarà la derivata seconda e questa sarà la derivata terza. Chiaro? La derivata quarta sarà di nuovo coseno. Allora, cominciamo a vedere che ci troviamo fino ai primi ordini. Allora, la funzione in 0 vale coseno di 0 che fa 1, la derivata prima in 0 fa 0, la derivata seconda in 0 fa meno 1, che bisogna dividere per 2 fattoriale e moltiplicare per 0. La derivata terza in 0 fa di nuovo 0, la derivata quarta fa di nuovo 1, che va diviso per 4 fattoriale moltiplicato per x alla quarta, e così. Quindi si capisce, si intuisce lo schema. Però vi invito a notare un altro collegamento. Noi sappiamo che la derivata di seno è coseno. Provate a prendere tutti i termini della, diciamo, che ci sono nella formula che mi dà l'espressione della forma di McLaurin del seno e derivati uno alla volta. La derivata di x fa 1, la derivata di questo fa questo, la derivata di questo fa questo. Quindi, perché qua viene 2 alla h? Perché la derivata di x alla 2h più 1 è 2h più 1 per x alla 2h, x alla 2h rimane 2h più 1 e 2h più 1 fattoriale, si semplifica con 2h più 1 e rimane 2h fattoriale. È chiaro? Poi devo tener conto che comunque quando vado a sviluppare l'ordine è scalato di 1, quindi qua se è o piccolo di x alla 2n più 2, qua sarà o piccolo di x alla 2n più 2. Quindi andare a sviluppare le formule di McLaurin di seno di e alla x, di sen x e di coseno di x è qualcosa tutto sommato piuttosto semplice ma abbastanza efficace nel momento in cui volessimo andare a calcolare queste funzioni, soprattutto ovviamente se vogliamo andare a calcolare le funzioni il resto dovrei esprimere in forma di Lagrange, ma quando andiamo a esprimere in forma di Lagrange comunque la derivata sarà sempre del tipo seno coseno più meno seno meno coseno da qualche parte, quindi la derivata la posso maggiorare con 1 e poi ci sta l'altro pezzo. Insomma, è facile maggiorare. Va bene, pausa.